Benvenuto nel fine settimana. Oggi è sabato 19 marzo 2022. Divertiamoci. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Destabilizzati dalla luna volta gabbana? Tutto bene finché rimanete fuori dall'ambiente quotidiano, con la luna piena in segno di terra come il vostro, viaggi d'affari e meeting di lavoro vi vedono sempre più rampanti. Solo fino a una certa ora, però, dal pomeriggio col cambio lunare, anche l'umore inizia la discesa come un aeroplano e con la testa tra le nuvole collezionate un guaio dopo l'altro, dimenticate i documenti, vi presentate tardi agli appuntamenti, lasciate in giro di tutto. Anche in famiglia e in società potrebbe andare meglio, di voi si parla di continuo, ma non sempre con accenti lusinghieri, qualcuno vi giudica superficiali, qualcun altro narcisisti. Premio di consolazione le finanze, tutto sommato rassicuranti per quanto la situazione attuale lo consenta, a farvi ben sperare un guadagno extra o una piccola vincita e soprattutto la vostra passione per la bicicletta, almeno risparmierete sul carburante. Amore in arrivo in tempi ragionevoli anche se non rapidi. Qualcosa si sta finalmente realizzando e avviando alla soluzione. Speranze appagate anche se non nel breve termine. Non fatevi scalfire dai pettegolezzi e dalle critiche che oggi pioveranno sul vostro conto, guardatevi anche nel confidare le vostre cose a persone inaffidabili o di cui non siate certi della loro proverbiale sincerità. Meglio tacere in alcune circostanze. Se volete spiccare il volo in amore liberatevi dei ricordi, di qualunque tipo essi siano, solo in questo modo avrete libertà di scelta e amplierete le vostre vedute. Qualcuno, più piccolo di voi, potrebbe improvvisamente farvi una dichiarazione e trarvi in imbarazzo, inutile nascondere che la cosa vi farà immensamente piacere, tuttavia usate la prudenza, soprattutto ora. Moderate la vostra alimentazione e, soprattutto, passate a un regime alimentare più sano e regolare. Fate in modo da perdere un po' di peso e, soprattutto, gustare solo alimenti sani e genuini. La salute vi ringrazierà. Oggi il vostro cuore batterà per qualche storia vecchia, ogni tanto risfogliate l'album dei ricordi e tornate con la mente a quello che fu. Risvegliatevi presto, la realtà vi aspetta. Malinconia dal tardo pomeriggio in poi a causa di una luna dispettosa e di un senso di stanchezza che accusate da alcuni giorni. Non fate nessun passo azzardato prendendo decisioni affrettate. Ignorate i pettegolezzi di chi vi circonda. Non sono altro che tentativi di mettere in discussione le vostre certezze. Nervosismo. Insofferenza. Evita di litigare col partner per motivi futili. Opposizioni e freni. Sii paziente. Le cose si aggiusteranno da sole. Oggi sarai lunatico e molto suscettibile. Rifugiati in un posto tranquillo. È tempo di servirvi delle persone che fanno la vita piacevole, gli amici. I vostri segreti sono ben custoditi, quindi non preoccupatevi più di tanto. Se avete appena iniziato una nuova relazione non abbiate paura di mostrare i vostri più profondi sentimenti, soprattutto in questa giornata. Chi è stato allontanato da un gruppo o da un'amicizia avrà la possibilità di tornare in scena alla grande. Assetto dei transiti planetari che si sta schiarendo sempre di più mostrandovi sprazzi di sereno sempre più ampi. È Nettuno il primo pianeta a farvi capire che l'aria sta cambiando. Ospitato nel segno dei pesci vi aiuta a capire le situazioni che vi circondano usando lo strumento della percezione intuitiva, oltre a quello della deduzione razionale cui siete avvezzi da sempre, in particolare se appartenete alla terza decade. In famiglia riuscite a percepire molto bene gli stati d'animo dei vari conviventi e potete così provare a interagire sulla scorta di un'empatia che per voi si rivela piuttosto nuova. Capricorno, in questo fine settimana sembri un po' pensieroso. Come spesso è accaduto nel corso degli ultimi fine settimana. Quando ti ritrovi più o meno da solo a pensare a tante cose che stai cercando di sistemare o rimettere a posto. Le vostre giornate trascorrono più o meno serenamente, ma oggi dovrete per forza farvi cogliere da una scossa. Potete stimolarvi facendo qualcosa che vi contraddistingue o qualcosa di completamente nuovo. Ad ogni modo, se trovate difficoltà nel concentrarvi,
potete comunque rivolgervi a qualcuno che sappia infondervi un po' di tranquillità e di fiducia in voi stessi, perché voi ovviamente ne avete poca. Plutone nel vostro segno funge da spartitraffico tra la Luna sensibile e premurosa ma compassata in Vergine, segno di terra intrigono al vostro e il Sole, romantico ma inconcludente abbracciato al fantasioso Nettuno in Pesci. Giù di corda la sera, forse per stanchezza, forse per qualcosa che nonostante il vostro impegno sul lavoro è andato storto, fa testo la Luna imbronciata allo zenith in quadratura. Amore ed Eros. Di fatto cercate certezze, il partner è l'antidoto alle vostre insicurezze. Se però qualcuno vi taccia di possessività nei sentimenti, reagite con aria offesa, guai a toccarvi nei vostri ideali di libertà e autonomia, la verità infastidisce. Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata di conflitto in amore, così come il weekend. Cercate di mantenere la calma ed evitare inutili litigi con il partner. D'altronde non tutti la pensiamo alla stessa maniera. Sul lavoro rivedete questioni che non vi entusiasmano. Una foga d'amore è alle porte. Una dichiarazione del partner vi aprirà gli occhi. Chi è alla ricerca di una storia nuova sarà favorito dalle stelle. Previsti incontri piacevoli anche con amici. Vi muovete oggi sul terreno della seduzione e della conquista con grande abilità. Un interesse sentimentale particolarmente attraente vi accende di desiderio. Nonostante la vostra tipica personalità tutta d'un pezzo, non potete che cedere alle tentazioni. E d'altronde così vi vogliono pianeti come Giove e Plutone, che premono perché diate sfogo al vostro temperamento vigoroso, in special modo se appartenete al cosiddetto sesso forte e alla seconda e terza decade. Lavoro e denaro. Ottima la giornata soprattutto per chi tratta affari e per studio o lavoro viaggia parecchio, incontrando le persone più disparate con le quali, nonostante il carattere taciturno e anche piuttosto timido, intrattiene rapporti sereni e piacevoli. Se vi sentite un po' abbattuti in questa settimana, cercate di tirarvi su con i risultati che fino a questo momento siete riusciti ad ottenere con vostra grande soddisfazione. È il momento di ripartire. Inquadrate molto bene una situazione che non vi sta dando tregua, da un po' di tempo, e, con calma e sangue freddo, riuscite a chiarire e dunque a venirne a capo, risolvendola. Benessere. Energia fluttuante, a prescindere dalle attività svolte durante la giornata alla sera arrivate spompati, desiderosi unicamente del vostro lettuccio. Concediti tempo per fare le cose più banali. Essere sollecitati dagli altri non è qualcosa a cui reagirai bene. Uno dei modi migliori per sfuggire alle aspettative altrui è impostare i tuoi limiti. Per lei, se gli affari girano bene, il denaro non lo tenete sicuramente sotto il materasso, la constatazione che i vostri investimenti in oro salgono vertiginosamente e anche il mattone regala ancora una certa sicurezza, rasserenano il pomeriggio. Per lui, sapervi apprezzati dopo un lavoro ben fatto è un'iniezione vitaminica alla vostra autostima, di colpo vi sentite più alti di un palmo, ma occhio alla superbia. Colore delle emozioni, senape. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.